vi dico solo una cosa, e cioè mettetevi comodi, perché probabilmente questo video non sarà molto breve, perché ho davvero tanti prodotti finiti e quindi io direi di iniziare subito. Cerco di essere rapida. Inizio da una Jewel Candle, forse questa sedia fa riflesso, ok. Da questa Jewel Candle, sapete che sono quelle candele che hanno all'interno un gioiello e potete scegliere se volete gli orecchini, se volete l'anello, se volete il bracciale. Io ho scelto quella con il bracciale e vi compare anche qui sulla confezione il tipo di gioiello che avete scelto. Io ho preso questa che è My Favorite Person, che c'è praticamente questo orsetto che abbraccia il cuoricino. Magari vi metto poi un'immagine qui della candela perché probabilmente non si vede nulla. Ed era di un rosa fantastico. Anche il profumo era buono, perché era molto tipo bubblegum, insomma molto zuccheroso. Il problema però è che sì, se la usavo profumava, ma accesa non rendeva così tanto, quindi mi ha un po' delusa, perché io poi comunque tenendola accesa quel profumo non lo sentivo, quindi non mi ha fatto letteralmente o particolarmente impazzire. E il braccialetto che ho trovato all'interno, ora è tutto ovviamente intricato, comunque è questo che ha tre simboli dell'infinito, quindi molto semplice. Cioè sono questi tre simboli dell'infinito, non l'ho mai messo perché a me il simbolo dell'infinito non piace, però dai, è carino, ammetto che è carino. Poi ho terminato questo detergente per il viso. Sì, mi rendo conto che vi sto facendo vedere tutte cose trasparenti che non si vede nulla, che praticamente l'avevo preso da Sephora perché mi attirava il fatto che contenesse dei superfoods, quindi superfood, e questo contiene kale, che sinceramente non ho controllato sul dizionario cosa significhi, eventualmente ve lo scrivo qui, tè verde, spinaci e quindi tutte le vitamine di questi superfood. Mi è piaciuto tanto, perché aveva sì un profumo anche un po' erbaceo che a me piace, era verdolino, trasparente, e comunque quando lo usavo sentivo la pelle comunque pulita, non aggredita da agenti forti, e quindi niente, mi è piaciuto davvero tanto. L'unico problema è che non lo ricompro perché voglio provare sempre nuovi prodotti, però insomma è così, mi è piaciuto. Mentre un prodotto che non mi è piaciuto è questa crema per il corpo, che è la crema per il corpo Euphoria di Naturemed, che c'è scritto che è ricca di euphoryl, che ti rende la pelle liscia, giovane e vellutata. Però a me non è piaciuta questa crema perché, a parte il profumo, che mi sembrava quasi tipo di medicina, boh, non mi è piaciuto, ma era troppo liquida e non idratante, tant'è che la prima volta che l'ho utilizzata, il giorno dopo avevo comunque la pelle secca, e io odio vedere la pelle secca, soprattutto dove ho i tatuaggi, non mi piace. E tant'è che poi per finirla ci ho comunque aggiunto che cos'è, aspetta, l'olio di argan puro, e più o meno insomma l'ho finita. Però di per sé il prodotto non mi è piaciuto, né per la consistenza, né per il risultato, né per il profumo, zero. Poi ho terminato anche questo set di correttori della MAC, e questo era quello light, ovviamente, quello più chiaro di tutti, che andava da un giallino, rosino, molto chiari, a dei colori un pochino più intensi, però appunto ecco, li ho finiti tutti senza problemi. E queste palette di correttori a me piacciono perché, avendo tante tonalità, è possibile intervenire su tutti i possibili problemi che ci possono essere sul viso, e quindi sì, mi è piaciuto tanto, da quelli più chiari
che utilizzavo appunto per illuminare, a quelli un po' più aranciati, un pochino più color carne, più nude, per coprire appunto le varie discromie. Quindi palette super super promossa. Ho terminato un immancabile spray per i capelli, o lacca come è scritto qui, della Pantene Pro V, corpo e volume 05, quindi è tenuta molto forte, che però appunto io questi prodotti Pantene per i capelli li adoro, e questo qua tra l'altro oggi è anche in tinta con il golfino, perché hanno ottimi risultati, quindi tengono i capelli, regolano il crespo e però non appiccicano, quindi il giorno dopo un colpo di spazzola e via, e si toglie tutto e non senti i capelli sporchi. Quindi prodotti che mi piacciono tantissimo. Ho terminato, e credevo veramente di non farcela, questo shampoo enorme, perché io, avendo i capelli corti, uso quantità piccole di prodotto, per cui finire questi 250 ml di shampoo è stata un'impresa, ma ci sono riuscita. Questo è della L'Oreal, Air Expertise. Questo era Pure Color con olio di ginepro, e in effetti si sentiva un po' questo profumo di ginepro, che a me non ha fatto particolarmente impazzire, che è fatto apposta per i capelli colorati e quindi dovrebbe secchi, quindi perfetto per i miei capelli. Allora, il prodotto in sé mi è piaciuto, anche se non è che io abbia visto tutta questa protezione del colore, nel senso che comunque io faccio come colore ai capelli le tinte quelle della Line Crime, Unicorn Hair se non sbaglio, che ok, sono vegane, sono molto leggere, si tolgono dopo qualche shampoo, per cui insomma non è che faccio proprio tinte molto forti, però insomma sì, i capelli comunque scolorivano, non è che non scolorivano, comunque come risultato finale comunque mi è piaciuto, perché sì, mi sentivo comunque i capelli non secchi. Ho terminato questo struccante della MAC, che è un olio struccante. Allora, io questo qui l'ho utilizzato più che altro per gli occhi, perché essendo un olio mi andava quindi a togliere bene soprattutto i 2-3 strati di mascara, e comunque anche il trucco un po' più pesante, glitter, cose varie, senza andare comunque troppo a strofinare. Però una cosa che non mi è piaciuta è che comunque lasciava sì questa patina di olio anche dopo appunto aver tolto tutto, e soprattutto sugli occhi mi lasciava la vista annebbiata, cioè comunque un po' di prodotto negli occhi ci andava, non mi ha dato irritazioni, non mi ha dato problemi di nessun tipo, però ovviamente poi comunque bisogna lavarsi, però ecco, insomma, lì per lì la sensazione non era delle migliori. Però a parte questo, come struccante mi è piaciuto proprio perché rimuoveva tutto, però sinceramente dovessi riprenderlo non lo riprenderei, perché appunto per gli occhi non mi piace. Poi ho terminato la crema mani di Naturemed, e questa mi piace, questa è la crema mani vitamina E, questa la uso soprattutto in inverno ed è agli agrumi, tant'è appunto che ha veramente un profumo buono di agrume e soprattutto idrata da morire. Ora, non è il massimo una crema mani nel barattolino così, perché comunque si tende appunto a prelevarla con le mani, a volte non sono pulitissime, e vabbè, tralasciando questo, per il resto la crema mani vitamina E di Naturemed è il top delle mie creme mani per la stagione invernale. Infatti non è assolutamente la prima che finisco. Altro prodotto di Naturemed che ho finito è la maschera per il viso. Questa è la Euphoria, e praticamente dice che è ricca di acido ialuronico, collagene, snake, pelle liscia, morbida, vellutata, senza età, ed ha anche un Euphoryl Q3
che dà un aspetto seduttivo. Allora, io non ho pazienza di fare le maschere, tant'è che questa, per finirla, perché appunto anche questa nel barattolino, ma era veramente tantissima, mi è durata tantissimo. Questa è, quant'è? 100 ml. Ci avevo messo un po' di glitter all'interno per renderla un tantino più invitante da utilizzare. Con i glitter devo dire che mi intrigava un po' di più, l'ho utilizzata con più frequenza, sono stata abbastanza costante. Allora, la maschera alla fine mi è piaciuta, perché comunque, come tutte le maschere più o meno, dopo che la fai senti comunque la pelle migliore, no? Per cui devo dire che sì, mi è piaciuta, però io in generale non è che ami follemente le maschere. Comunque sì, una maschera che ho provato, alla fine l'ho finita, mi è piaciuta e basta. Ho terminato un'altra candelina, questa è una mini jar di Yankee Candle e questa è la Dreamy Summer Nights. Allora, questa mi è piaciuta tantissimo, a parte che era scura, sembra nera, a parte vabbè, l'immagine che c'è qui fuori mi piace tantissimo perché è un po' glitterosa, un po' mi piace. Ma anche il profumo mi è piaciuto tantissimo perché è un profumo intrigante, è un profumo direi misterioso e mi è piaciuta. Questa sera veramente si sentiva quando l'accendevo e io voglio le candele che quando l'accendo si sentano. Ora, se vi devo dire di cosa profuma, non lo so, a me è piaciuto. Poi gli immancabili dischetti, questi ci sono tutti i mesi e ho finito quelli grandi della Coop, questi qui io Coop, sono appunto quelli grandi che uso per il viso e sono 70, anzi no, questi sono quelli piccolini, questi grandi sono questi invece della Conad, 40 e sono appunto i dischetti maxi. Tutti e due validi e probabilmente anche molto economici. Ho terminato anche l'ultimo burro corpo che avevo di The Body Shop. Questi io li uso essenzialmente in inverno perché sono molto corposi e quindi in inverno mi piacciono di più. E questo era quello che ha uno dei miei profumi preferiti di The Body Shop, che è quello al Moringa. A me questo fa morire, mi piace tantissimo, ma tutti i burri corpo mi piacciono perché hanno dei profumi persistenti, buonissimi e sono super super idratanti, tant'è che non si devono applicare neanche tutti i giorni perché io mi ritrovo la pelle idratata in inverno ed è veramente difficilissimo e quindi top. Infatti tutti gli anni li compro sempre in inverno. Poi ho terminato questo balsamo labbra della EOS e questo è quello alla menta e io l'ho terminato proprio tutto anche all'interno, perché questi sono terribili, nel senso che arrivate alla fine e magari uno lo butta, ma in realtà sotto all'interno c'è ancora tantissimo prodotto e quindi io l'ho terminato tutto, l'ho prelevato con un pennellino e l'ho applicato tutto. Questo era alla menta e a parte il packaging carino e invitante non mi è piaciuto perché io non amo molto i prodotti che hanno un forte profumo di menta e questo ce l'ha veramente fortissimo, cioè anche adesso si sente e no, questo non mi è piaciuto, ma è un gusto personale perché come prodotto è buono, idrata, mi è piaciuto, non appiccica, non è quindi come un gloss, è idrata bene, come prodotto è valido, è solo il profumo che personalmente, capito, non mi piace. Ultimi due prodotti finiti di make up sono la matita, questa qui della Kiko, che era quella uscita anni fa, non mi ricordo, una collezione forse estiva, la mitica matita color burro, forse questa era la prima matita color burro che faceva la Kiko e mi è super super piaciuta questa perché era molto morbida e io la utilizzo soprattutto, la matita questa che color burro la uso sotto la casa sopraccigliare
per poi andarla a sfumare anche con un ombretto più chiaro e per creare quindi un punto luce sotto all'occhio. E questa mi è piaciuta tantissimo perché si sfumava veramente benissimo. Infatti l'ho finita e mi dispiace anche. E ho finito anche questa matita di MAC, che è praticamente la Brown Border Technicolor Liner, l'eyeliner Kajal. E questo è di quelli che si gira sotto e esce la punta. Ha una normalissima matita marrone, che poi è molto morbida anche questa. Quindi diciamo che per fare l'eyeliner, quindi la linea di eyeliner, è un po' difficile perché tende comunque ad essere molto morbida, quindi la punta difficilmente tiene la punta insomma bella appuntita, tant'è che non ha nemmeno il temperino, quindi ve la tenete così com'è. Quindi si può utilizzare come base per ombretto e si sfuma bene, o io a volte l'ho utilizzata anche nella rima dell'occhio per creare comunque un effetto non troppo forte e mi è piaciuta. Però insomma è una matita marrone, alla fine normale, e insomma non è che ora che l'ho finita la rimpiangerò particolarmente. E basta, tutti i prodotti finiti sono finiti finalmente. E quindi niente, non so quanto è venuto lungo il video perché ho fatto 2-3 interruzioni tra che ha suonato il telefono, tra che mi si è spenta la videocamera, un caos. Comunque, io vi ricordo, sotto trovate il link per i miei social e vi aspetto soprattutto su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!